buonasera a tutti e bentrovati a questo piccolo momento in cui vogliamo vivere una breve cerimonia per ricordare proprio Don Paolo Albera, perché oggi, proprio oggi, sono 100 anni dalla sua morte. Viviamo il primo centenario, muore il 29 ottobre 1921. È un uomo molto dolce, lo vedete anche dal viso, è il secondo successore di Don Bosco nella guida della congregazione salesiana, e qui in questa zona tutte le vie hanno preso il nome di beati e santi salesiani. Don Rua, che tra l'altro oggi è proprio la festa del beato Michele Rua, poi abbiamo Don Costamagna, Don Unia, Suor Mazzarello, che è Santa Maria Domenica Mazzarello, San Domenico Savio, Filippo Rinaldi. È raro trovare nelle nostre città un assembramento così forte di nomi di importanza salesiana. Don Paolo Albera nasce a None, in provincia di Torino, nel 1845. A 13 anni entra a Valdocco e lì conosce Don Bosco, rimane affascinato da lui e quindi chiede poi di diventare salesiano, e Don Bosco lo accoglie e nel 1862 fa la prima professione religiosa. Nel 1868, a 23 anni, viene ordinato sacerdote. Nel 1871, quindi erano soltanto 3 anni che era prete, a 26 anni, Don Bosco lo manda a Genova per fondare la prima opera salesiana della Liguria, proprio a Genova, tanto che quest'anno l'opera di Genova San Pier d'Arena vive il 150° anniversario della fondazione. Nel 1900 Don Rua lo manda in America, dove ci sono diverse missioni che Don Bosco ha voluto aprire. Nel 1910 viene eletto rettor maggiore, proprio nell'anno, subito dopo la morte di Don Michele Rua. Muore il 29 ottobre del 1921 a 76 anni. La sua vita si riassume in un amore esagerato per Don Bosco, perché già da bambino era affascinato, innamorato di Don Bosco. Credo che coloro che sono più vicini all'opera salesiana ricordano questa fotografia dove Don Bosco sta confessando alcuni ragazzi. Bene, quel ragazzino che Don Bosco sta confessando e che si appoggia alla sua fronte, e probabilmente ci sono stati diversi minuti così avvicinati, perché le fotografie di una volta non si facevano con uno scatto di qualche centesimo di secondo, ma avevano bisogno di lungo tempo. Quel ragazzino è Don Paolo Albera, Paolino. E c'è un altro episodio simpatico della sua vita, perché un giorno, sempre ragazzini all'oratorio, si picchia con un altro amico e poi intervengono anche altri, e deve avvicinarsi Don Bosco per separarli e dire: che succede, che state facendo? E Paolo Albera dice a Don Bosco: Don Bosco, glielo dica lei che lei vuole più bene a me che a loro. Quindi si picchiavano per avere il primato dell'amore di Don Bosco, segno che questo prete Don Bosco era così affascinante e buono, per cui tutti si ritenevano in qualche maniera privilegiati, no? Amati in maniera privilegiata. Allora oggi vogliamo soltanto ricordare questo uomo grande, grande per la nostra congregazione, ma proprio un uomo speciale nella sua bontà, che poi ha continuato nella sua vita
a ricordare e a far ricordare Don Bosco. Cogliamo l'occasione per benedire simbolicamente questa targa che indica il nome della via e poi benediciamo la via. Naturalmente la benedizione è per le persone, non per le cose, quindi tutte le famiglie, e le realtà anche commerciali che ci sono, il lavoro, in modo che sia sotto la protezione di Maria Ausiliatrice, di Don Bosco e dei nostri santi. Benedici, Signore, quest'acqua che hai creato perché dia fertilità alla terra. E il Signore benedica tutta questa via, tutte le famiglie, gli abitanti, le realtà lavorative che ci sono, perché possano essere vissute a gloria del tuo nome, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo. Benediciamo perché oggi è il 100° anniversario della morte di Don Paolo Albero, che dà il nome alla via. Proprio oggi. Buonasera. Anniversario della morte di Don Paolo Albero, che dà il nome alla via. Proprio oggi, lavoro, Dio ti benedica. Bene.